Tutti conoscono Dacia Duster, una SUV essenziale, agile e poco ingombrante, con un eccellente rapporto tra quanto si spende per quello che si acquista. Erede di una prima generazione molto apprezzata, ora ha fatto altri notevoli passi avanti. Ha uno sterzo più preciso che consente un aumentato piacere della guida, è ancora più versatile ed è più sicura quando si affrontano fondi difficili. In anticipo rispetto al previsto, complice probabilmente la demonizzazione dei motori diesel, arriva la versione ecologica, la Duster benzina GPL. La doppia alimentazione garantisce un costo di utilizzo davvero basso e un'autonomia invidiabile. Sommando i chilometri che si percorrono con il GPL a quelli con la verde, la casa franco-rumena dichiara di superare tranquillamente i 1200 chilometri. L'alimentazione a GPL è abbinata al motore 1.6 aspirato da 115 cavalli, che scendono a 109 cavalli quando si usa il gas. Un propulsore che è stato evoluto per rispettare le nuove normative di omologazione Euro 6D Temp. Per l'impianto GPL, Dacia si è affidata alla Landi Renzo, nota società quotata in borsa con sede in Emilia. Il tutto viene installato in fabbrica, conservando la garanzia della casa. I 32 litri di gas sono ospitati nella bombola che occupa lo spazio prima destinato alla ruota di scorta. Bastano 20 euro di gas e Duster assicura oltre 400 km di autonomia nel ciclo combinato, senza sacrifici nell'erogazione e con grande rispetto per l'ambiente. Dacia Duster GPL, solo a trazione anteriore, costa da 13.350 euro in allestimento Essential.